Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti all'appuntamento serale con il TG dei motori. Dunque, alla fine la notizia è stata confermata, non è arrivata, già si sapeva che sarebbe andato via. Non sto parlando di Leclerc, per quello state tranquilli, c'è tempo per vedere un pochino come si muove il mercato e soprattutto vedere come si muove il mercato da parte della Ferrari, la campagna acquisti per potenziare il team a livello tecnico. Chi invece andrà via sarà Laurent Mercier, che prenderà il posto di Franz Tost in Alfa Tauri a partire da gennaio 2024. Ora, io l'ho detto oggi e lo ribadisco adesso, non è una grossa perdita, ragazzi. Secondo me lui fa parte di come dire, una corrente che di una parte del team che non c'è più, e forse lui era l'ultimo baluardo. Perché è andato via Mecchè? Perché lui aveva tanti più ruoli e quindi molta più importanza in seno alla Ferrari quando c'era Binotto. Adesso il suo ruolo, lo dico da tantissimo tempo, è stato ridimensionato tanto, 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 e quindi lui si è sentito un attimino circondato, stretto, non c'era più abituato, ha cercato qualcos'altro e quindi alla fine l'ha trovato. Da gennaio 2024 non farà più parte del team Ferrari. Ma non è questa la cosa che mi preoccupa, perché lui va in un team Red Bull alla fine dei conti, ma non credo che questo spostamento sia così importante. Quello che invece mi preoccupa è il fatto che Peter Baier, ovvero la persona qui seduta più in basso, ex segretario della FIA, andrà ad occupare il ruolo di CEO della Alfa Tauri e quindi entra nel mondo della Red Bull un ex FIA. Questa cosa qui a me non fa impazzire, anche perché conosco benissimo come ci si muove in quest'ambito. Anche io, non so se ve l'ho mai detto, ho occupato dei ruoli per quel che riguarda i regolamenti sportivi, eccetera, eccetera, ma non voglio scendere più nei dettagli, più di questo, e so un pochino quali sono, come dire, le manovre a livello politico che un team o un altro va a muovere, e avere Peter Baier come CEO dell'Alfa Tauri e quindi come uomo Red Bull non è il massimo della vita. Ecco, questa secondo me è una mossa importante che hanno messo a segno in casa Red Bull. Per quel che concerne la Ferrari, non è stato emesso nessun comunicato, lo si farà domani direttamente da Baku. Questa è un'immagine che arriva dalla pit lane, come potete vedere, ali anteriori a basso carico aerodinamico, e lo faranno domani, lo farà direttamente Vasseur in conferenza stampa. Ovviamente tutto ciò che dirà, secondo me, sarà un qualcosa di facciata, e io sono convinto che sia Vasseur che Vigna sapevano e avevano messo già da tempo in preventivo l'uscita di Mecchiè, e sono anche convinto che c'è già pronta una figura che potrà sostituirlo degnamente. Poi non voglio scendere nei particolari di un commento che ho letto riguardo al fatto che sarà molto meglio di Mecchiè. Sono sicuro che lui non è stato mai amato né in Ferrari né dai tifosi, e anzi faremo una cosa, farò un sondaggio sul canale per vedere che cosa ne pensano gli iscritti al canale. Tutto qua. Vediamo se mi sbaglio oppure no. Poi, per quel che riguarda le altre notizie, come dire, forti di giornata, c'è la conferma che Marquez non correrà a Jerez della Frontera. Ora, chi lo aveva anticipato questa cosa qui? L'aveva anticipata Lorenzo e poi Dani Pedrosa. Quindi, se nel clan degli spagnoli si sa già che un pilota non correrà ancora prima della visita medica, questa cosa qui mi mette una pulce nell'orecchio, mi fa insospettire non poco.
Chissà se non siamo davanti al tramonto definitivo del campione spagnolo. Vedremo, però i segnali che arrivano non sono incoraggianti, anche perché questa volta l'infortunio non è di quelli che veramente ti lasciano a casa. Altre volte abbiamo visto Marquez correre e vincere con infortuni molto più pesanti e molto più gravi. Quindi questa cosa qui fa riflettere. Poi andiamo avanti perché avevo messo una sorta di quiz, un post sia sui social che sul canale YouTube. Che cosa sto facendo in questo momento? Spiego le marce, regolo il break balance, metto i guanti o cerco il telefono? Allora, il telefono no, perché vedete dov'è. Metto i guanti nemmeno perché non si mettono così bassi, anzi, tiri fuori le braccia dall'abitacolo per metterli al meglio possibile. Regolo il break balance, no, perché si trova dal lato opposto rispetto a dove sto guardando. Cosa faccio? Spiego le marce, ma non vado a spiegare, questa è un po' di tecnica che facciamo su una monoposto di Formula Italia, non vado a spiegare dove è la prima o dove è la seconda, ma il movimento non millimetrico, ma ancora di più, che la mano deve fare all'interno dell'abitacolo per avere un innesto corretto, per non andare a graffiare, a sbagliare una cambiata, a graffiare una marcia. E quindi perché faccio questo? Perché quel tipo di monoposto ha veramente gli innesti molto 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 precisi, dovuti anche al posizionamento del cambio, a un cambio montato a testa in giù, ed è veramente molto difficile da guidare. Se tu non sai far bene il punt-attacco, possibilmente con doppietta per saltare più di una marcia, le marce non entrano in scalata, e se tu non hai un movimento precisissimo della mano sulla leva del cambio, le marce non entrano neanche a salire dove voglio andare a parare. Perché ho messo questo post? Perché, ragazzi, sempre più l'automobilismo in generale si muove verso una guida più facilitata. E questo da istruttore, da pilota che ha guidato sia le monoposto con la leva che quelle con il cambio al volante, ebbene, posso dirvi che non è una cosa bella. Era molto più bello quando c'erano piloti come il nostro Michele Alboreto che guidavano la vettura utilizzando tutto, il punt-attacco, tre pedali, la leva del cambio. Lo so, oggi è impossibile, è segno dei tempi che cambiano. Ebbene, ci dobbiamo accontentare di quello che passa il commento. Ma perché vi ho fatto questo discorso e perché vi ho fatto vedere la foto di Michele? Perché il 25 aprile di tanti anni fa, più di 20, lui ci lasciava, e allora ho voluto ricordarlo oggi in questo modo, facendo vedere una sua foto. Ma non solo, non solo, ragazzi, perché vi proporrò a breve il tempo di dargli una sistemata, una sua mitica gara che sono sicurissimo vi farà rivivere delle emozioni per chi le ha vissute allora, veramente forti, e ai nuovi ragazzi, alle nuove leve, farà apprezzare quello che era il motorsport e soprattutto la Formula 1 di un tempo. Quello sì che era spettacolo e non c'era bisogno di andare a fare degli aggiustamenti con delle bandiere, dei regolamenti, come dire, molto artificiosi, dove si va a regolare e a regolamentare tutto. Lo so, è il momento nostalgia, il momento romanticismo. Però come dire, questa dedica a Michele volevo farla, e quindi non posso non apprezzare e non farvi vivere in questo canale che è tutto passione le gesta, i piloti di tanto tempo fa che veramente guidavano con ogni parte del corpo per cercare di tirar fuori i millesimi, i centesimi, anche i decimi, perché allora le differenze erano, come dire, anche più marcate, ma una manovra fatta bene poteva fare veramente la differenza. E il pilota inventava molto di più rispetto ad oggi. Bene,
Bene ragazzi, io spero che anche questa puntata serale vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina. E una cosa, ragazzi, se ci fate caso, questo non è un modo usuale di fare video su YouTube. Io sono molto confidenziale e molti di voi hanno un contatto diretto con me, ma ci mancherebbe. Voi mi ringraziate, ma sono io che vi ringrazio perché mi piace questo rapporto con la gente e non vi prego di sopportarmi se a volte all'inizio di un video vado magari a raccontarvi i fatti miei o faccio una intro parlando del più e del meno senza andare dritto alla notizia. Lo sapete perché? Perché a me appunto piace questa forma di discussione che si è instaurata e quindi voglio tenerla viva, voglio portarla avanti e lo voglio fare anche dicendovi il perché, il per come, magari ho fatto un errore o non sono andato in onda o piuttosto quello che abbiamo fatto in pista e lo faccio a inizio video perché c'è questo modo di discutere che esula, che esce fuori dai binari rispetto a quello che è un classico video freddo con il foglietto messo lì davanti a leggere tutte le notizie. No, ragazzi, io voglio trasmettervi passione e lo faccio anche in questo modo, ovvero a modo mio. Tutto qui. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per questa sera. Non so se riesco a sistemarvi il video e farlo uscire magari verso mezzanotte, le 11:30, parlo del video di Michele, o piuttosto domattina, vivendo, facendo. Baci e abbracci, ciao e ci vediamo prestissimo.